Per 3 giorni il Lido di Fano è stato un ristorante a cielo aperto. Il profumo del brodetto, fin dalle prime ore della mattina, saturava l'aria e inebriava i visitatori che dalle 10 di mattina in poi incominciavano ad animare la piazza centrale, in attesa di poter degustare nei 2 ristoranti la preparazione della ricetta secondo la tradizione. Nei 4 giorni della manifestazione sono stati serviti oltre 7.000 porzioni di brodetto e sono transitati nelle cucine dei ristoranti, Palabrodetto compreso, la bellezza di 28 quintali di pesce tra seppie, calamari, tracine e razze, con un'affluenza di pubblico complessiva di oltre 13.000 persone, a conferma che questo evento, pur in coda alla stagione estiva, è atteso e gradito al grande pubblico. Stiamo ragionando se proprio dobbiamo fare una piccola riflessione, dovremo noi di Confesercenti dovremo rivedere qualcosa sui tempi di organizzazione, sul periodo, sulle scelte fatte sulla ristorazione. Però sono stati 4 giorni pieni di soddisfazione, perché comunque abbiamo avuto gente al Lido. Il programma messo a punto per questa edizione ha portato le star dei canali tematici in ambito di cucina come l'amatissimo Giorgione e poi a chiudere Chef Mainardi, ospite fisso della Clerici e il primo in Italia ad aprire un ristorante con un solo tavolo. Ma il festival ha celebrato anche l'internazionalizzazione con la sfida culinaria tra Spagna e Serbia ed il gemellaggio con un'altra ricetta nazionale, il cacciucco genovese. Sta diventando il Festival del Brodetto, senza presunzione, però sta diventando il vero, diciamo, il fulcro delle manifestazioni estive fanesi. Sul palco centrale, oltre agli chef, alternanza anche di performance artistiche di musicisti di pregio come Bungaro e presentazioni di libri, oltre che la seconda edizione della disfida tra cuochi amatoriali per aggiudicarsi il miglior brodetto della tradizione.